Io saluto e ringrazio per essere qui con noi in una giornata particolarmente concitata, però ci tenevamo molto perché è un economista, perché è stato eletto con la Lega, perché sicuramente ci darà un contributo interessante. Saluto il professor Alberto Bagnai in collegamento con noi. Professore, ben trovato. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei. Grazie a lei. Ha sentito Cottarelli? In un incarico di governo dato in un momento così avrebbe fatto impallidire chiunque, no? Quasi da rispondere, ma presidente, io lo accetto perché me lo chiede lei, ma la vedo molto difficile. Invece Cottarelli spiega che se avrà la fiducia andrà avanti, se non l'avrà ovviamente il governo si dimetterà, ma poi dedica una seconda parte a un piccolo manifesto politico, quasi contro manifesto politico rispetto a quelli che erano anche le vostre intenzioni, no? Vostre, intendo Lega e Movimento 5 Stelle. Cottarelli dice: l'economia tutto sommato sta andando e io sono uno che vi metterà in salvo i conti pubblici, e poi sull'Europa io sono in grado di andare lì, di dialogare, di insomma rimettere a posto le cose. Molto rassicurante Cottarelli, che ne pensa professore? Ma intanto penso che il discorso di Cottarelli sia ben costruito perché lui sostanzialmente ha avuto almeno 5 mesi per prepararlo, quei 5 mesi nel corso dei quali noi lo abbiamo visto apparire praticamente da ogni schermo, incluso l'oblò della lavatrice, a reti pressoché unificate, perché tutte le trasmissioni ce lo proponevano. Io ho assistito in Italia con voi alla preparazione del governo tecnico di Monti e in Francia, senza di voi, alla preparazione della presidenza Macron, e so che una occupazione manu militari dei media è il presupposto attraverso il quale i cosiddetti, chiamiamoli così, poteri forti, che poi tanto forti non sono, ma ne parliamo dopo, preparano la strada a quelli che hanno designato. Quindi Cottarelli, diciamo così, era in qualche modo, ce lo aspettavamo tutti. Quindi qui non siamo all'improvvisazione, lei dice questo, no, questo di Cottarelli è un passaggio costruito da mesi, pronti per questa evenienza. Sì, insomma, questo mi sembra assolutamente ovvio, non c'è nulla di complottistico. No. Ci sono tanti economisti che hanno le stesse competenze del dottor Cottarelli, che personalmente ritengo persona competente, con alcune cautele che poi lei mi farà dire, certo. Ma che però viene da un'istituzione che si è profondamente screditata. Il Fondo Monetario Internazionale si è screditato profondamente con il salvataggio della Grecia, e voglio ricordare che all'epoca il dottor Cottarelli lavorava lì. Si è screditato perché ha fatto un'ipotesi totalmente fasulla sul valore del moltiplicatore fiscale, cioè in buona sostanza su quanti danni avrebbe fatto al reddito dei cittadini greci la politica di tagli. Loro supponevano che per ogni euro di spesa pubblica tagliata i cittadini avrebbero perso mezzo euro, in realtà hanno perso circa 1,5 euro, 2. La cosa interessante è che dopo questa catastrofe, questo errore che ha causato tanti lutti e che ha portato il clima greco politico su livelli insostenibili, il capo economista del Fondo Monetario Internazionale ha scritto diversi articoli per giustificarsi e discolparsi, ammettendo l'errore. E l'Istituto di Valutazione Indipendente interno al Fondo Monetario ha condotto un'inchiesta che è disponibile in rete, dove rileva pesanti irregolarità nel funzionamento di questo salvataggio che si svolgeva mentre il nostro futuro premier era lì. Questo personalmente non mi rassicura tanto. Devo dire che, a giudicare dai risultati della mattinata, il Cottarelli che era stato chiamato per rassicurare i mercati non li sta rassicurando. Chissà perché, questo sarebbe da chiederselo. Lei che risposta si dà, professore? Ma la risposta che mi do è che il problema non è la tenuta dei conti pubblici. Su questo Cottarelli ha sostanzialmente ragione, anche se naturalmente Cottarelli appartiene a quella categoria di economisti che sostanzialmente in Italia sono più o meno tutti tranne uno, che dicono la verità un po' a orologeria, diciamo giorni alterni, nel senso che non ci sia un problema di sostenibilità dei conti pubblici. L'abbiamo sentito dire per esempio anche a Piercarlo Padoan, pure lui a giorni alterni, e in effetti sostanzialmente è così.
è vero che l'economia ha ripreso a crescere, eccetera, eccetera. Allora bisogna sempre capire, vorrei che gli ascoltatori riflettessero sul fatto che prima ci vengono proposte catastrofi, gli unni alle porte, i nuovi barbari, aiuto, tutto sta andando a rotoli quando si vuole influenzare il processo politico in una certa direzione. Sì. Non appena il processo politico è andato in quella direzione, improvvisamente tutto va bene, ma anche il contrario. Per esempio, durante le elezioni in politica, in campagna elettorale, i piddini erano lieti di dirci che tutto andava bene perché loro erano stati tanto bravi e tutti i media ci raccontavano questa storia. Dopo che noi abbiamo vinto, improvvisamente si sono accorti tutti i media che le cose forse andavano un pochino di più come dicevamo noi, cioè che qualche criticità c'era, ma lo hanno fatto solo per cercare di attribuircene la responsabilità. Quanto al dialogo sull'Europa, molto rapidamente, sì, questo è esattamente quello che noi vorremmo fare. Guardi che io è dal 2013 che ho sottoscritto insieme a Claudio Borghi, economista della Lega, sì, una proposta che si chiama Manifesto di Solidarietà Europea, che ho presentato anche in almeno 3 convegni internazionali in Italia per discuterne, nella totale assenza ovviamente dei media di regime. Credo che oggi media di regime si possa dire, insomma, credo che la gente capisca cosa voglio dire. È una proposta di solidarietà e di dialogo con i nostri amici europei per togliere dall'Europa quello che non funziona. Allora, cosa non funziona? Beh, le regole fiscali non funzionano e anche la moneta direi che non funziona. Però io, e anche nello stesso programma sì, che abbiamo portato come Lega e anche che abbiamo portato come contratto di governo, la priorità viene data alla irrazionalità delle regole fiscali che bisogna far ripartire. Ora, perché Cottarelli non è credibile quando dice che lui vuole dialogare? Ma perché lui è espressione di quella Italia che è subalterna rispetto ai tedeschi, cioè di quella Italia nella quale mi sembra ricadano anche altre istituzioni dello Stato, che se un giornale tedesco fa una copertina in cui ci insulta, invece di reagire immediatamente si piega e cerca di capire in che direzione i tedeschi vogliono mandarci e ci va. Questo non fa bene a noi, ma soprattutto non fa bene ai tedeschi, perché il progetto europeo, così come è irrazionale per tutti e infatti la povertà, lo scontento, il disordine sociale aumentano ovunque, aumentano anche in Germania. Che tant'è poi, che si parla di questo, si parla di questo piano di uscita dall'euro a cui starebbe ragionando la Germania, professor Bagnai, forse in maniera più decisa di noi per certi versi. Il professor Savona ha il torto di aver posto nel 2011 un tema all'attenzione del dibattito politico, ovvero che un piano di uscita dall'euro qualsiasi membro dell'eurozona deve averlo. Mi riferisco ovviamente alle autorità monetarie e alle autorità politiche ad altissimo livello. Pensare che una cosa creata dall'uomo possa durare per sempre non è, oltre ad essere blasfemo se uno crede in Dio, ma questo è un altro discorso, non ho la sensazione che sia un'abitudine molto diffusa fra chi ci governa, considerati i risultati e il totale disprezzo per la sofferenza delle persone, ma questo è un altro discorso. Oltre ad essere una cosa blasfema, è anche una cosa molto irrazionale, anche perché vede, l'euro potrebbe saltare non per colpa nostra. Lei lo sa che Deutsche Bank un paio di giorni fa ha fatto meno 6%, che sta per licenziare 7.000 dipendenti del banking. Sì. Che da 3 anni, 4 anni non fa più profitti, tant'è vero che hanno cacciato anche il grande genio che la dirigeva e si è ripreso in tedesco, che comunque non mi sembra, vabbè, non ne ha neanche avuto il tempo, ma non mi sembra che sia in grado di risolvere le sorti di quell'azienda così importante in così breve tempo. Lei sa che tutte quelle banche hanno pesanti esposizioni in prodotti derivati totalmente illiquidi. Cosa significa? Significa che loro possono raccontare di avere 2013 miliardi di euro al loro attivo, in realtà di questi 2013, 2000 sono fatti di cose, di prodotti finanziari per i quali non c'è un mercato e non c'è un prezzo, quindi magari valgono zero, perché nel momento in cui vuoi venderli per realizzarli, i derivati strani nessuno te li compra, quindi il sistema finanziario tedesco ha enormi fragilità. Bene, supponiamo che salti per aria la finanza privata dei nostri amici tedeschi anziché la finanza pubblica italiana, noi cosa facciamo? Arriviamo totalmente impreparati, perché se attiviamo un dibattito serio sull'euro, come io sto cercando di fare da anni e come la Lega anche sta cercando di fare da anni, la Madonnina di Bruxelles piange? Sinceramente non mi sembra che noi possiamo impiccarci perché da qualche parte qualcuno decide come noi dobbiamo governare casa nostra. Dobbiamo essere prudenti. In questo senso dico che il professor Cottarelli
non è sostanzialmente credibile, perché non credo che sia espressione di quelle forze che qui in Italia da tanto tempo stanno cercando di avviare un vero dibattito con i nostri amici europei. Siamo con il professor Alberto Bagnai, Lega. Intanto è arrivato un SMS di un ascoltatore, si chiama Federico, 334-92-29-505, SMS, WhatsApp, come volete ovviamente. Federico scrive: Mattarella ha commesso un sopruso, Cottarelli non avrà nessuna fiducia, il Movimento 5 Stelle e Salvini alle prossime elezioni prenderanno ancora più voti, voglio vedere poi come farà Mattarella a rifiutare di nuovo qualche ministro, scrive Federico. Continuate a inviarci i vostri messaggi, le vostre riflessioni, i vostri sfoghi, le vostre considerazioni sulla crisi di governo, o meglio, come la definisce Mario Sechi sul suo list, il caos istituzionale che si è venuto a creare. Professor Bagnai, ma a proposito del ministro, qualcuno dice: ma perché questo impuntarsi sul nome di Paolo Savona? Si trovava un altro nome e poi le politiche da portare avanti le si portavano avanti con Giorgetti, con Bagnai, con Borghi, insomma di soluzioni alternative ce n'erano tante, professore, compresa lei, anzi per un certo periodo. Allora io intanto vi ringrazio per la fiducia che accordate nella mia capacità di eventualmente poter essere ministro di questo paese, sarebbe un enorme onore. Ma direi che l'ostracismo riservato a Paolo Savona, che è come me una coscienza critica e libera, ma molto più moderato di me, ci fa capire che se fossi stato proposto io sarebbe stato ancora peggio. La lista non sarebbe arrivata a colle, diciamo. Il punto fondamentale, allora, se vogliamo, noi in Lega, grazie a Dio, ne abbiamo diversi di economisti che sarebbero stati in grado, o comunque di personaggi politici con un passato di amministratori di successo, in realtà non banali, che sarebbero stati in grado di fare il ministro. Lei ha citato Giancarlo Giorgetti, che secondo noi avrebbe dovuto essere sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ma io le posso citare Massimo Garavaglia, per dirne un altro. Certo, meno conosciuto, meno alla ribalta mediale. Matteo Salvini ha voluto affermare un principio di legalità costituzionale, che è molto semplice, se posso lo spiego agli ascoltatori. Prego. Il capo del governo non fa un lavoro banale e quindi ha il diritto di scegliersi lui delle persone di sua fiducia. E il Presidente della Repubblica in tutto questo non dovrebbe mettere più di tanto bocca, secondo quello che la dottrina costituzionale da mortati in giù ci racconta. Quindi Matteo Salvini questa ingerenza è stata vissuta come un esondamento del Presidente della Repubblica dalle sue prerogative. Fra l'altro il Presidente della Repubblica ha ricordato, per giustificare questo suo esondamento, oltre ai mercati, che forse avrebbe fatto meglio a lasciarli da parte, perché l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e non sui mercati, oltre alla tutela del risparmio, e lì avrebbe fatto meglissimo a lasciarla da parte, perché quando è stato applicato il bail-in anticipatamente nel 2015, terminando i risparmi di tanti italiani e portandone uno al suicidio, è passati per un atto legislativo che in qualche modo è stato promulgato e forse lì sarebbe stato il caso di intervenire sulla tutela del diritto al risparmio. Ma fra tutte queste cose che ha citato anche in audio il caso del governo Pella. Però va ricordato che le cose non sono andate esattamente come disse il Presidente a noi qualche giorno fa. Lo spiega Federico Punzi su Atlantico, una rivista online. In quelle circostanze Einaudi prima dette un incarico politico, l'incaricato andò in Parlamento, non aveva i numeri e quindi no. Poi dette un mandato esplorativo e poi fece il governo del Presidente. Qui siamo arrivati direttamente al governo del Presidente, il che secondo me significa che si è perso di vista un punto fondamentale, che in una Repubblica presidenziale la verifica del fatto che i numeri per un governo ci siano o meno si fa in Parlamento. Ora, io sono diventato parlamentare da poco e quindi mi dispiace sentirmi inutile, cioè se non mi fate votare la fiducia o se me la fate votare solo dopo che avete deciso che le cose vanno bene e avete contato i numeri voi, io in Parlamento che ci vado a fare? Allora me ne sto a casa, no? Cosa che invece ovviamente non sto facendo. Quindi in qualche modo c'è stata come la sensazione che si volesse anche scavalcare il ruolo del Parlamento, mentre si andava alla ricerca dei numeri fuori dalla sede nella quale i numeri si formano, che è appunto il Parlamento. Quindi non parlerei di sopruso, però sicuramente il Presidente ha percorso una strada che lo metteva di fronte o alla necessità di imporsi,
in qualche modo esponendosi al rischio di avere appunto esondato dalle sue prerogative o a fare un passo indietro. In entrambi i casi, a mio avviso, e lo dico rispettosamente, quello che ne risulta indebolito è l'istituzione della Presidenza della Repubblica, ne risulta un po' indebolita nell'immagine dei cittadini italiani. Certo, molti cittadini italiani si sentono tutelati da questo comportamento e io sì, c'è guardi, il fatto che la maggioranza dei cittadini italiani però no. Sì, se purtroppo quello che è certo è che si è generata un po' adesso una spaccatura su una figura che solitamente mette d'accordo tutti nei sondaggi, nei momenti più difficili, che è quella del Presidente della Repubblica. Questo è un dato che va assolutamente preso in considerazione, perché in questo momento c'è un'Italia divisa su quella che, ripeto, che è una figura che solitamente escono i sondaggi nei momenti di crisi, quando i governi non vanno più, quando nessuno ne può più dei vari Renzi, Berlusconi, Di Maio e Salvini, escono i sondaggi, qual è la figura che apprezzate di più? Esce sempre fuori il Presidente della Repubblica. In questo momento l'Italia si divide proprio su questa figura. Le faccio un'ultima domanda, professor Bagnai. A parte, le faccio rispondere a quella che lei in un passaggio definiva i poteri forti ma non troppo forti, e le chiedo perché poi secondo lei in questa storia viene fuori che non sono così forti, ma a me ha colpito oggi molto un articolo di Federico Fubini, perché Federico Fubini è un giornalista, oltre che insomma interessante per quanto riguarda proprio le questioni economiche, ma è un giornalista del Corriere della Sera, che non è sicuramente un quotidiano che ha appoggiato, diciamo così, la nascita di questo governo, no professore? E Fubini scrive: report, vignette, accuse, così Berlino elabora la linea dura sull'Italia. E poi aggiunge: si rivede la strategia usata contro la Grecia, con la Venere di Milo che faceva il dito medio. La Germania rigida, solo con gli altri, è un grande ostacolo per gli europeisti degli altri paesi. Insomma, qui arriva un atto d'accusa abbastanza definito e importante. Allora, due domande in una, mi scusi, risponda lei nell'ordine che preferisce. Guardi, ce ne aggiungo una terza, che è una considerazione. Lei ha parlato di una spaccatura degli italiani sul ruolo del Presidente. La verità è che gli italiani sono spaccati sul ruolo del Presidente perché sono spaccati sul ruolo dell'Italia. Sì. Una parte dell'Italia, degli italiani, che non crede nel proprio Paese e ritiene che questo Paese debba essere sottoposto a un vincolo esterno, alle regole europee. Una parte degli italiani che comincia a riflettere sul fatto che quando noi, pur cooperando con i nostri amici europei, ci autodeterminavamo, ci governavamo da soli, le cose non andavano peggio. Quindi la spaccatura è questa. Quindi certo, magari il Presidente Mattarella avrebbe potuto fare un maggior sforzo per essere il vero garante dell'unità della nazione, ma credo che neanche Superman ci sarebbe riuscito e non mi sento di criticarlo in queste condizioni. Poi, perché i poteri non troppo forti? Ma è molto semplice, credo che lo vedano anche gli ascoltatori, perché sono nel panico. Cioè questa insistenza a reti unificate, questa assenza di dibattito, questo fatto che vediamo solo giornalisti livorosi con la bavetta alla bocca che vengono a screditare gli avversari politici dandogli dei barbari, dei rozzi, dei razzisti, senza mai portare un argomento, senza mai portare un dato, sono il segno più chiaro del panico del potere. Lo stesso modo in cui il Presidente Mattarella ha gestito la crisi, ha dei margini, secondo me, non direi soprusi, ma insomma di una certa irrazionalità che tradisce un certo smarrimento di fronte a un risultato politico molto forte in una direzione che lui non auspicava e che quindi non ha saputo gestire. Quanto a Fubini, che cosa vuole che le dica? Sì, mi dicono che scrive di economia, però io diciamo non ho mai letto suoi lavori scientifici in merito, quindi non posso dirle quali. Allora, veniamo a quello che scrive oggi. La sorprende che il Corriere prenda questa posizione? Stavo arrivando a questo. Beh, appunto, lui è lì per prendere posizioni. Dovremmo riflettere su che cosa significa che i poteri forti, appunto, forse perché sono nel panico, dicono quello che è ovvio, cioè quello che il Presidente Mattarella di fatto ha spiegato agli italiani molto bene con la sua allocuzione, è quello che cerco di spiegare da 7 anni io. Cioè il problema delle regole europee non è un problema di avere un euro in più o in meno in tasca, o anche 1 milione di euro in più o meno in tasca, è un problema di democrazia. Quando si subiscono delle pesanti ingerenze da parte di potenze estere, la democrazia ovviamente è limitata. Poi appunto c'è una parte degli italiani che è tutta contenta, che vorrebbe dare l'Italia in appalto ai tedeschi. Io personalmente no.
non sono di questo avviso. Quindi sinceramente le devo dire una cosa, io ho notato molto positivamente che il Presidente Mattarella abbia sentito il dovere di rispondere agli attacchi sprezzanti da parte della stampa tedesca, però devo dire che lui lo ha fatto dopo alcuni giorni che questi si sono manifestati. Da quando questi attacchi ci sono stati a quando lui si è espresso, io come italiano mi sono sentito solo, mi sono sentito privo di una tutela, perché un governo che non c'era non poteva rispondere a questi attacchi. Gli attacchi sono stati di una violenza e di una volgarità tale, io non so se siamo stati su primari giornali tedeschi apostrofati come scrocconi, cioè se io fossi stato il capo dell'esecutivo, cosa che non sono, magari un giorno lo sarò e magari mi comporterò diversamente, avrei chiesto ai miei ambasciatori di tornarsene dalla Germania in Italia, che il tempo è bello, si sta bene, primavera e poi dopo si parla, perché attacchi di questo tipo secondo me richiedevano una risposta molto determinata. Se avesse risposto subito, fra l'altro, il presidente Mattarella si sarebbe sottratto alla critica, forse ingiusta, di essere stato troppo acquiescente con potenze estere e di aver obbedito a dei loro diktat. Io non so se questa critica sia fondata. So che se dall'estero ti attaccano in questo modo e tu non reagisci, però in qualche modo la rendi plausibile, e questo è senz'altro un gravissimo vulnus per l'immagine delle nostre istituzioni democratiche. Grazie professor Bagnai. Mentre Patrizia ci chiede che succede dei risparmi privati che sono in banca se si esce dall'euro, vede che c'è un po' di tensione ancora sull'ipotesi uscita dall'euro, professor Bagnai. Posso chiedere a Patrizia di riflettere su che cosa è successo ai suoi risparmi fra 2014 e 2015. Gli ricordo che l'euro in quel periodo si è svalutato del 30%, se non mi crede può andare tranquillamente a verificarlo, adesso è facile documentarsi online. Lei è diventata più povera del 30% in quel periodo? Quindi, diciamo così, bisognerebbe fare un lavoro di informazione delle persone, perché, vede, c'è una cosa molto semplice, io la dico, se vuole, con un aforisma che può sembrare una battuta, ma se poi ci riflettete è così. Tutto quello di cui ci minacciano nel caso uscissimo dall'euro sta succedendo dentro l'euro, perché la perdita dei risparmi c'è stata col bail-in, il taglio dei salari c'è con la svalutazione interna. Tutto quello che ci dicono che l'Europa ci ha portato esisteva anche prima dell'Europa, perché anche prima dell'Europa eravamo più o meno fratelli e cooperavamo, c'era la pace prima dell'euro, perdonatemi in particolare, c'era la pace, non l'ha portata l'euro ma l'ha portata la NATO dopo che Italia e Germania hanno perso una guerra, ecco, vede, Italia e Germania hanno tutte e due perso la seconda guerra mondiale, ma stranamente la Germania vuole comandare l'Italia. Questo naturalmente tanto bene alla fratellanza europea non fa. Quindi io suggerirei di fare uno sforzo per documentarsi. Dovete pensare, quando ascoltate dei media, scusa questa radio ovviamente, mi ci metto anch'io, bene, incluso me stesso, dovete pensare quali sono gli interessi di chi gestisce questi media. I giornali costano tanto, le televisioni costano tanto, bisogna essere ricchi per averle, le radio di meno, quindi insomma. No, no, non si preoccupi, che costano pure le radio, professore, le posso allora assicurare. Fortunatamente la nostra università se la può permettere. La vostra università, certo, cioè, ma questo rientra nel contesto di un progetto culturale. No, certo. Però molto spesso, in realtà, i progetti di informazione rientrano in contesti più propagandistici. Allora uno si dovrebbe chiedere, ma questo che mi parla fa gli interessi miei o fa gli interessi suoi? Tutte queste persone che dicono a Patrizia che lei diventerebbe povera se succedesse la cosa X, no? I loro soldi dove li mettono? Dalla situazione attuale traggono un vantaggio? I loro figli hanno un lavoro? Li hanno piazzati bene nei consigli di amministrazione di qualche banca? Queste sono le cose che bisognerebbe chiedersi, e sono sicuro che Patrizia avrebbe delle sorprese e sarebbe stimolata a cercare di saperne di più. Alberto Bagnai, grazie professore, buona giornata e buon lavoro. Buon lavoro.